Buongiorno rega, oggi come vedete ci fa ancora compagnia la Fede. Ci troviamo nel paese di Ronchi, in provincia di Trento, sotto il comune di Ala, e da qua partiremo alla conquista di Cima Levante. Il dislivello dovrebbe essere abbastanza importante. La giornata non è iniziata bene perché mi sono svegliato tardi di soprassalto e quindi ho dovuto vestirmi in un nanosecondo, però c'è il sole, si sta bene, non c'è quel caldone che non ti fa respirare, perciò amici, gambi spalla e andiamo a far fallire. Sono entrato in un bosco meraviglioso, bellissimo, pieno di faggi e di pini, molto variegato e molto rigoglioso, bello bello bello. Raga, come vedete da dietro le mie spalle, siamo arrivati ad una segnaletica. Guardiamo che cosa ci indicano. Siamo arrivati a ROM 1330. Adesso noi seguiamo sempre il 114, direzione Cima Levante. Fede, cambi spalla. E andiamo a far fatica. Dai, perfetto, pian pianino vieni su così. Brava Fede, bravissima. Com'è Fede? Bene. Dura, eh? Sì, però bello. Io inizio ad essere stanchino, però ha ragione Fede. Bellissimo. Guardate sto bosco, magnifico. Rega, gambi spalla e andiamo ancora a far fatica, dai. Rega, sono arrivato a Prabel,
1650 di quota. Adesso, come vedete dietro alle mie spalle, sono arrivato ad un segnavia. Di qua si va verso Capanna Sinel attraverso il sentiero 114B, ma noi andiamo dall'altra parte, seguiamo sempre il 114, che è il sentiero delle Crestine, verso Cima Levante. Raga, siamo arrivati a Cima Levante dopo 4 ore e 44 minuti di cammino e oltre 1270 metri di dislivello per più di 10 km di cammino. È stato un bel giro, siamo veramente stanchi, sia io che la Fede. Lei è già andata a sedersi sulla panchina e adesso la raggiungo anch'io, però è stato un giro stratosferico, veramente. Bivacco finito, adesso qua da Cima a Levante passo e chiudo. È stata dura arrivare qua, ma veramente dura, un bel giro. Grazie Mauro e amici del Carega che mi hai consigliato di venire qua e mi hai dato anche due dritte. È stato proprio un bel giro, avevi ragione, mi sono divertito. Però la zesta dura, la zesta durissima, altro che gambi spalla e nemmo far fatica, come dice l'amico Mauro Calipe. Adesso io e la Fede partiamo alla volta del sentiero numero 108. Ho consultato la mappa e mi sembra che si può chiudere ad anello il trekking di oggi attraverso il sentiero 108. Come si suol dire, che Dio ce la mandi buona, gambi spalla e nemmo ancora far fatica. Raga, siamo arrivati al bivacco La Vasca. Adesso da qua il nostro sentiero dovrebbe fare un tornante verso destra e poi da lì sempre dritto fino a Ronchi. La zedura. Che dici Fede? Dura. Gambi spalla e andiamo a far fatica. Raga, siamo arrivati alla fine anche di questa giornata, direi giornata molto intensa. Fidatevi della Federica perché oggi ha ragione al 100%. Abbiamo camminato un ventino di chilometri e abbiamo anche macinato 1280 metri di dislivello per un totale di, ve lo dico subito, quasi 8 ore di cammino. In andata abbiamo seguito la traccia 114 che ci ha portati dritti 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 fino a Cima Levante. È stato un sentiero tosto, un sentiero impegnativo. Sulle indicazioni lo descrivono come da escursionista normale, ma in realtà per me quel sentiero lì è da escursionisti esperti, perché è molto esposto, ci sono dei tratti abbastanza anche ripidi, per carità tutto fattibile, però serve allenamento, serve tecnica, serve gamba. Una volta arrivati a Cima Levante, e qua
faccio un appunto sulla Fede che è stata bravissima. Abbiamo preso il sentiero 108 che ci ha riportati giù a Ronchi. È stato un sentiero un po' meno difficile che non quello dell'andata, abbastanza fattibile da tutti. Anche questo però lo consiglio a persone allenate perché è abbastanza ripido e direi un po' lunghino. Tutto sommato la giornata di oggi è stata anche piacevole, bel tempo, sole, ventilato il giusto, quindi si stava anche bene. Qua da Ronchi, da sottoscritto e dalla Fede, ciao, alla prossima!